Quanto sono importanti i social nel mondo odierno, soprattutto per noi amanti della fotografia? Ne parliamo insieme perché il discorso mi è stato suggerito durante uno scambio di messaggi con qualcuno di voi. Salve a tutti e bentornati. Oggi, come dicevo, parleremo di come i social, in maniera più o meno forte, influenzano le nostre vite e soprattutto il nostro approccio alla fotografia. Ecco, ultimamente ho fatto diversi scambi di messaggi, ho anche parlato dal vivo con qualcuno di voi ed è venuto fuori questo argomento. Posto le mie foto sui social e ricevo 3 like. Ecco, diciamo che dal punto di vista dei like, delle interazioni, ultimamente Instagram, parliamo di Instagram come di Facebook, come del nuovo Threads, Twitter, tutti i social che bene o male conosciamo e utilizziamo in maniera più o meno presente nelle nostre giornate. Diciamo che dal punto di vista delle interazioni, l'algoritmo, i famigerati algoritmi hanno un pochino limitato la presenza di, appunto, interazioni. Questo perché? Perché, giudizio mio personale, tantissimi si sono cominciati ad orientare verso dei profili, degli account a pagamento, la famigerata spunta blu. Questo che cosa comporta? Dal mio punto di vista non conosco le dinamiche che ci sono dietro a questa spunta blu. Posso dire che prima la spunta blu era un qualche cosa che andava a verificare, a certificare che quell'account era un account di una persona competente e famosa nel suo ambito. Oggi come funziona? Semplicemente pago 15 euro e ho la spunta blu. Mi dicono che ho delle agevolazioni dal punto di vista dei controlli della sicurezza e via scorrendo. Per quello che posso pensare io, vedendo anche quello che sta succedendo anche nel mio semplice account, la spunta blu comunque ti dà la possibilità di avere più visibilità, cosa che, per dire, non ho io con il mio account non verificato. Mi interessa questa cosa? No, a me personalmente non interessa, anche perché diciamo che Instagram, Facebook, Threads non è visto come un qualche cosa per avere ritorno più o meno economico che sia. Diciamo che Instagram, soprattutto perché è quello che oggettivamente curo un pochino di più, anche se ultimamente ho cominciato a perdere un pochino i colpi, diciamo, mi ha consentito, mi ha dato la possibilità di conoscere fotografi molto migliori di me, conoscere altre persone che come me si stavano avvicinando alla fotografia naturalistica, magari imparare qualche cosa. Questo sì. Diciamo che non ero andato tantissimo alla ricerca spasmodica del like o del numero di follower. C'è stato un periodo, lo ammetto, in cui ho ricercato i 10.000, ho ricercato i 20.000, ho ricercato i 30.000 e ad essere sincero, da un certo momento in poi ho notato che questa ricerca spasmodica al numero, puro e semplice numero, non mi ha portato niente che sia un miglioramento dal punto di vista fotografico, della mia cultura fotografica in generale. Quindi, allora, che posso dire al riguardo? Allora, dico semplicemente che fotografiamo per noi, postiamo per avere dei riscontri, è oggettivo, è una cosa anche un po' del nostro ego, ci piace essere apprezzati. Non staremmo sui social, non starei qui di fronte a voi se non mi sarebbe piaciuto essere qui davanti a, non dico fare la morale o fare il professorino, ma farvi conoscere i miei pensieri. È una cosa un pochino anche narcisista, però ci sta, lo capisco, lo accetto nella mia persona. È che quando sono arrivato al punto in cui posto una foto su Instagram, su Facebook, difficilmente vado a guardare il numero di like.
li controllo, sì, è indubbio perché li controlli, ma alla fine è più una ricerca di di una condivisione. Ecco, proprio oggi ho fatto questa foto e mi piaceva farvela vedere, come se tornassimo indietro di 30 anni senza social, scattavamo e stampavamo quella foto e la facevamo vedere ai familiari, agli amici. Vedete cosa ho fatto? Non è importante se la mia foto ha 10 like, se la vostra foto ha 10 like. L'importante è averla fatta, aver passato dei buoni momenti in mezzo alla natura e aver magari anche migliorato un pochino le nostre capacità tecniche di composizione, di capacità di nasconderci, di mimetizzarci e parallelamente la nostra conoscenza dell'animale che andiamo a fotografare. Sì, il like è bello, avere 10.000 follower, 100.000 follower è bello, ci darebbero anche la possibilità di avere ulteriori possibilità, mettiamola anche dal punto di vista economico, senza dubbio. Perché vi chiedo di seguire questo canale? Perché semplicemente più visualizzazioni faccio, più possibilità economiche ho di ritorno. Non c'è niente di cui vergognarsi, perché è così, lo sappiamo tutti. Però c'è anche tutto il resto, il preparo il video, il studio per cercare di portarvi dei contenuti sempre migliori. Ed è questo quello che dovrebbe spingervi ad approcciarvi al mondo social. Il mondo social è obbligatorio, diciamo, se volete fare qualche cosa nell'ambito fotografico o in qualsiasi altro ambito. Diciamo, la pubblicità che vi porta il mondo social, comunque una pubblicità gratis, dove voi non pagate e magari avete anche un piccolo rientro, sia di like che anche magari di commenti, di nuove amicizie. È stato bellissimo per me andare giù in Abruzzo durante il Bramito e ricevere diverse anche attestati di stima grazie a tutti voi, di ciao Alessandro, un piacere conoscerti di persona, ti ho visto sul tuo canale. Bellissimo, una sensazione veramente forte, perché alla fine ti dà anche un riscontro di qualche cosa di buono sto facendo. Magari non eccelso, magari non clamorosamente bello o di qualità superiore alle aspettative, magari con poca presenza scenica di fronte alla telecamera. Chi se ne frega? Sono qui perché io mi diverto e spero di riuscire a trasmettere a voi l'amore che ho sia per la fotografia, ma che anche per questo mondo, il mondo anche dei social, che indubbiamente mi stanno dando delle buone possibilità di conoscenza, di nuove amicizie. Andare a fare delle foto non sempre da solo ma con qualcuno di voi è bello, è indubbio, ma non dobbiamo cercare in maniera spasmodica il like. La nostra attrezzatura non dipende, se io spendo 10.000 euro di attrezzatura non ho il diritto di avere 1.000 like, se ne spendo 50 posso aspirarne a 20. No, non è così. Ho fatto un video dove addirittura delle foto vincitrici di concorsi fotografici erano fatte con una Canon 1200D e con un cinquantino 1.8, cioè un'attrezzatura che in totale costa ad oggi 300 euro. Quindi non pensiamo che spendo tanti soldi devo avere dei like. No, spendo tanti soldi perché uno, hai la possibilità, due, vuoi spendere quei soldi perché nessuno te lo obbliga, tre, pensi che quei soldi spesi ti portino a fare delle foto migliori. In un certo senso sì, ma comunque la foto la fai tu. Se in mano avessi un cellulare non sarebbe la stessa cosa, ma comunque che la foto la scatteresti. Lo ripeto, nella fotografia naturalistica l'attrezzatura è molto molto importante. Però da quel punto in poi, se noi ci approcciamo come amatori, come appassionati di fotografia e di natura, qualsiasi obiettivo va bene, basta che sia almeno un teleobiettivo, un 300, per permetterci di non disturbare l'animale. Però non fossilizziamoci, lo ripeto all'infinito, sul like. Non è quello l'importante. L'importante è scattare ogni giorno foto migliori. L'ho detto bello scandito per farvelo capire di nuovo, anzi lo ripeto, scattare ogni giorno foto migliori. Spero che il pippone sia non come una
critica verso qualcuno, ma come uno stimolo a non guardare determinate cose, ma guardarne altre. Non guardiamo il like, guardiamo la nostra foto di oggi e confrontiamola con quella di ieri. Se è migliorata, abbiamo fatto il nostro dovere. A presto per i prossimi contenuti. Ciao!